Cenerino spicca il volo. Una popolazione di ninfee gialle galleggia sul fiume. Il sole tramonta su Mantova. Istantanee di rara bellezza che il Mincio regala nel suo viaggio tra le terre della Lombardia orientale. Dal lago di Garda fino al Po, il cammino del Mincio è caratterizzato da una varietà di paesaggi davvero unica. Le colline moreniche attraversate dal fiume contenuto in argini artificiali, la pianura, dove finalmente scorre libero, serpeggiando tra i campi coltivati. Il dedalo di canali che formano la grande palude delle valli del Mincio e che si riuniscono per formare i grandi laghi che circondano Mantova, prima di incontrare il Po. Ambienti naturali di grande valore, abitati da molte specie di uccelli e piante acquatiche. Per tutelare un patrimonio così prezioso, nel 1984 è stato istituito il Parco Regionale del Mincio, strumento indispensabile per contenere le minacce portate da una pressione antropica sempre più accentuata. Le guardie ecologiche volontarie sono oggi i guardiani del fiume. È duro tenere dietro tutto in pochi. Gli attacchi sono un po' l'inquinamento. Poi ci sono bracconieri, gente che vuol fare un po' di tutto. Il Mincio fa oggi affidamento sull'uomo, dopo che per secoli è accaduto al contrario. La storia antica e recente lo insegna. Difendere l'integrità del Mincio è oggi quasi un atto dovuto nei confronti di un fiume che nel passato ha rappresentato per le sue genti una fonte inesauribile di sostentamento e di vita. Questo territorio in se stesso racchiude una storia ma molto molto importante. Sono circa 20 anni che abito in queste zone e rimango molto meravigliato ascoltando quelle poche persone anziane che ci sono che riescono a raccontarmi pezzi di storia di questo territorio. Qua c'erano tre quarti del paese che lavorava con la palude. Con la palude si raccoglie le canne e si fa le stuoie, le arelle, noi diciamo sì. In dialetto. Poi pescatori, dinastie proprio, il papà, il nonno, lo zio. Racconti come quelli di Nerino fanno parte della memoria storica di uno dei tratti più affascinanti del fiume, la riserva naturale delle Valli del Mincio, zona umida tra le più importanti e belle d'Europa. Qui, sulle sponde del fiume, presso il borgo di Rivalta, si trova il Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume, testimonianza della vita e del lavoro degli abitanti di questa comunità. Questa comunità ha ancora, come dire, una sorta di osmosi piuttosto forte sul fiume, tant'è che noi associazione, amministrazione, l'ente parco, continuiamo a muoverci e a cercare di mantenere in vita il più possibile il nostro passato. La storia di Rivalta è quella di un esemplare equilibrio che gli abitanti del luogo hanno saputo creare con la palude del Mincio. Antico feudo dei Canossa, nel Medioevo Rivalta appariva come un'estesa prateria a nord di Mantova. Le cose cambiarono in epoca comunale, quando il podestà mantovano decise di regimare le acque del fiume per proteggere la città dalle frequenti inondazioni. Nel 1188 Alberto Pitentino creò il sistema di laghi che ancora oggi circonda e protegge la città. Pitentino sbarrò il fiume alle porte di Mantova con una imponente diga in terra e muratura, che più tardi prese il nome di Ponte dei Mulini, formando così un ampio bacino a monte della città, in grado di contenere le piene. Le acque a nord del lago superiore si fermarono e la prateria di Rivalta fu piano piano sommersa, impaludandosi poi con il passare dei secoli. Attualmente sono 1100 ettari
di canneti, canali, laghetti, tipologie agricole, perché di fatto queste piante che sono spontanee nel tempo sono state irregimentate dall'uomo e piegate ai bisogni dell'uomo. Dunque la canna palustre, il carice soprattutto, la tifa, questi sono degli elementi fondamentali che davano da lavorare veramente a tutta la comunità, diciamo, del borgo. Qui è verde il mincio di molli canne orlato lungo le rive, scriveva Virgilio nelle Bucoliche, descrivendo le ampie distese di canneti. La canna palustre è da sempre un elemento caratteristico del corso medio del mincio. Gli attrezzi e gli strumenti esposti nel museo etnografico raccontano il duro mestiere dei canarol, i coltivatori e raccoglitori di canne. Andavano via la mattina alle 3:30 alla mattina, per andare a lavorare, né? Ritornavano verso le 9:30 con una barca lì più lunga, adesso non ce ne sono più qua in giro. Ricordo che il periodo estivo venivo qua da mio papà a scaricare e pulire, tirare via le erbe. Le canne venivano poi tagliate con questo strumento, secondo la lunghezza richiesta dal mercato, e trasformate in arelle. Stuoie di canne utilizzate per le soffittature o come tettoie. I carcer erano invece i raccoglitori di carice, altra erba palustre che serviva a impagliare diversi oggetti di uso comune. Con la carisa si facevano le sedie, i sedili delle sedie, le imbutiture delle sedie degli anni 50-60, venivano fatti con la carisa. Per lungo tempo, qui, gli interessi economici hanno coinciso con quelli ambientali. Sfruttando sapientemente la vegetazione palustre, le genti delle valli del Mincio preservavano al contempo l'integrità della palude. Le acque erano perciò ricchissime di fauna ittica e Rivalta era uno dei centri più importanti di tutto il territorio per quel che riguarda la pesca. Di generazione in generazione, le famiglie di pescatori entravano nel labirinto di canali della palude con i loro bartavei, delle particolari reti coniche di filo che servivano a catturare i pesci. La pesca si legava ad altri mestieri, come quello dei costruttori di imbarcazioni. Era il lavoro svolto nelle officine del Galafas, il calafato, che realizzava le tipiche barche del Mincio. Fino a 30-35 anni fa il fiume dava ancora da lavorare ai cittadini del nostro borgo, dopo ovviamente la seconda industrializzazione italiana, insomma, ha comportato delle grandi trasformazioni e anche perché è un lavoro molto duro e difficile quello della lavorazione delle canne, della pesca e i nostri cittadini, ma non solo quelli della nostra provincia, insomma, ovviamente hanno spostato le proprie professioni, qualcosa di molto più agile, comprensibilmente. La storia delle genti del Mincio è iniziata molto molto tempo fa, in un'epoca in cui il fiume rappresentava un importante corridoio di collegamento tra l'arco alpino e il mare Adriatico, e dunque tra l'Europa centrale e l'incredibile crogiuolo di culture del Mediterraneo. Un pezzo importante di questa storia è rimasto nascosto per secoli sotto le fertili terre della pianura bagnata dal fiume. Finché negli anni 70 le profonde arature effettuate nei campi del Forcello, una piccola frazione del comune di Bagnolo San Vito a sud di Mantova, hanno riportato alla luce diversi oggetti antichi. Il sito fu segnalato alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, che cominciò le sue indagini e nel 1980 fu riconosciuto come un importante abitato etrusco dall'archeologo Raffaele De Marinis. La scoperta del Forcello è finita sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il primo abitato etrusco scoperto a nord del Po ha un po' rivoluzionato l'idea che si aveva appunto dell'occupazione territoriale etrusca. La
La scoperta di questo insediamento ha aggiunto un nuovo capitolo alla affascinante storia degli Etruschi, che hanno abitato la nostra penisola fin dall'VIII secolo a.C. Il Forcello ha consentito di ridisegnare i confini della loro espansione verso la pianura padana, intrapresa a partire dal VII secolo a.C., alla ricerca di nuove vie commerciali alternative a quelle del Tirreno. Circondato anticamente dalle acque del Mincio, l'abitato si trovava su un lieve promontorio che ne faceva un vero e proprio porto fluviale. Una posizione strategica che consentiva ottimi collegamenti via terra verso sud con i centri etruschi di Felsina, l'antica Bologna, e Marzabotto, ma soprattutto che permetteva di sfruttare l'asse fluviale formato dal Mincio e dal Po per giungere all'Adriatico tramite i porti etruschi di Adria e Spina. Dal punto di vista logistico, voi adesso lo vedete così com'è, ma un tempo si era in mezzo a un campo senza nessuna struttura, quindi a partire dall'acqua, elettricità, i bagni, non c'era nulla proprio, abbandonati a noi stessi in mezzo a un campo. Privo di quel fascino paesaggistico che caratterizza molti siti del Mediterraneo, il Forcello ha però ricompensato la dedizione degli archeologi con dei tesori inattesi. Lo scavo è meraviglioso perché al Forcello ci sono dei materiali veramente eccezionali, sia appunto di produzione locale sia di importazione, per cui noi troviamo anfore greche, ceramica attica, fibule, c'è il famoso pendaglio che poi è diventato il simbolo del parco. Materiali di pregio che ci testimoniano la ricchezza di quella che doveva essere un'elite che abitava il Forcello. Io stavo svuotando le canaline, quindi con la cazzuola facevo saltare il carbone, a un certo punto salta fuori questa cosa che assomigliava in tutto per tutto a uno scarabeo vero sostanzialmente, e io ho pensato che fosse uno scarabeo vero morto. Poi però l'ho girato e nella faccia piana c'era tutta la rappresentazione del dio che combatte col sole, eccetera. Uno splendido scarabeo fenicio in diaspro verde, un sigillo intagliato forse a Cipro, raffigurante il dio egizio Bes che affronta un leone. Il suo ritrovamento in uno scavo etrusco in Italia settentrionale è un evento eccezionale. Quando abbiamo telefonato al professor De Marinis e gli abbiamo detto abbiamo trovato questa cosa, lui ha pensato uno scherzo, perché è veramente una cosa molto rara. E ci abbiamo impiegato un po' a convincerlo, talché gli abbiamo detto guarda, se non ci credi ti mandiamo delle foto. Lo scarabeo fenicio è solo il caso più eclatante di una grande quantità di materiali di importazione che dimostrano l'intensità dei commerci che gli Etruschi del Forcello ebbero con i popoli del Mediterraneo orientale durante un secolo e mezzo di vita dell'abitato, dalla seconda metà del VI secolo a.C. agli inizi del IV. I rapporti con la Grecia e con Atene in particolare sono testimoniati dalle migliaia di frammenti di ceramica attica. Queste bellissime ceramiche a figure nere, a figure rosse o a semplice vernice nera si trovano di frequente anche negli altri siti dell'Etruria. Peculiari del Forcello sono invece le anfore commerciali greche utilizzate per il trasporto di vino e olio, i cui frammenti sono emersi in grande quantità durante tutte le campagne di scavo. Il fatto che noi si abbia trovato moltissime anfore qui ci fa pensare che in realtà le merci venissero, come dire, travasate al Forcello per proseguire via terra verso nord. Il porto del Forcello era dunque un vero e proprio emporio commerciale dell'Etruria padana, terminale delle rotte marittime e poi fluviali provenienti dal Mediterraneo orientale. Era al tempo stesso un avamposto da cui gestire i rapporti e gli scambi con le popolazioni del nord Italia, come i Veneti, i Celti golasecchiani e, oltre le Alpi, i Celti della Germania e della Francia. Testimonianza dei rapporti degli Etruschi del Forcello con le popolazioni padane, alpine e transalpine sono diversi oggetti di uso comune rinvenuti, tra cui alcune bellissime fibule e altri oggetti ornamentali. Ovviamente abbiamo materiale di importazione sia in un senso che nell'altro, perché come ci sono materiali che provengono dal mondo mediterraneo e dalla Grecia, ci sono materiali che vengono appunto dal mondo golasecchiano dei Celti.
L'avventura degli Etruschi a nord del Po prosegue lungo il corso del Mincio. Risalendo il fiume, dopo pochi chilometri si entra nell'ampio lago inferiore che preannuncia la vista di Mantova. Si esce dal canale di accesso ed eccola all'orizzonte la città di Virgilio. Il suo centro storico è una meravigliosa celebrazione dei fasti dell'età comunale e del Rinascimento. Soprattutto, Mantova è la città dei Gonzaga. La facciata del Palazzo Ducale è ancora oggi il simbolo della loro lunga signoria. Un simbolo che ha coperto ma non cancellato il passato di questa città. Proprio sotto le mura del Palazzo Ducale riemergono i resti delle antiche case etrusche. Come questo è chiamato incannucciato. Sarebbe la calce che avevano allora intorno alle capanne. Erano fatte di canne, poi gli buttavano la malta. Fin dal primo saggio condotto in Piazza Santa Barbara siamo resi conto che Mantova doveva essere una città ricchissima, perché probabilmente era proprio il nodo dei commerci etruschi verso il nord Italia e l'Europa centrale. Infatti noi abbiamo sempre trovato molto materiale e molto materiale bello, molta ceramica di importazione attica. Ad esempio mi fa piacere presentarvi quella che noi sullo scavo abbiamo soprannominato la signora di Piazza Santa Barbara, la signora di Mantova. Ed è questo raffinatissimo profilo di questa dama ateniese, dato che è un frammento di ceramica attica. Questa è la vetrina dedicata ai Veneti, ad esempio questo è un vaso, voi vedete, a fasce rosse e nere. I preziosi reperti archeologici che testimoniano la storia della città e del suo territorio sono oggi custoditi nel Museo Archeologico Nazionale all'interno del Palazzo Ducale. Quello che vediamo adesso è una parte di quello che sarà il futuro Museo Archeologico Nazionale di Mantova. L'intero museo sarà di circa 2000 metri quadri, mentre questo invece è molto più piccolo, come è possibile vedere, è solo di circa 200 metri quadri. Possiamo dire che quasi tutto il materiale che sta alle mie spalle proviene dagli scavi degli ultimi 10 anni. Nella sala del museo si può ripercorrere la lunga storia di Mantova e del suo territorio, dalla preistoria fino all'epoca dei Gonzaga. Una storia che non può essere separata dalla storia del suo fiume. Ormai noi sappiamo dai ritrovamenti archeologici recenti che intorno a Mantova l'attività umana si è sviluppata già dal Neolitico. Abbiamo insediamenti vicini a quella che è l'area dell'attuale porto fluviale di Mantova. Il Mincio è poi il fiume degli Etruschi. Gli Etruschi non sarebbero mai arrivati a Mantova e non avrebbero mai fondato Mantova se non ci fosse stato il Mincio che collegava col Po e con l'Adriatico. Il Mincio è Mantova. Una storia che prosegue attraverso i secoli straordinari del Medioevo che vedono l'entrata in scena nel Mantovano di civiltà come quella dei Goti e dei Longobardi. Queste spade sono l'arma tipica dei Longobardi, è lo Scramasax. Una curiosità sono queste incisioni definite le scanalature del sangue, perché fra le tante leggende che correvano sui Longobardi c'era il fatto che queste servissero per far scorrere sangue dei nemici. Possiamo dire che praticamente la bellezza e la ricchezza della Mantova rinascimentale, che è quella più nota, la Mantova dei Gonzaga, non è nient'altro che lo sviluppo della bellezza e della grandezza di Mantova fin dalle sue origini, quantomeno etrusche. Gli oggetti esposti nelle vetrine di un museo sono i resti materiali di azioni con migliaia di anni fa che non sempre riusciamo a visualizzare.
modo diverso di comunicare il passato è oggi rappresentato dalle ricostruzioni dell'archeologia sperimentale. Ed è nel sito archeologico del Forcello di Bagnolo San Vito che proprio l'archeologia sperimentale sta dando ottimi risultati. Le evidenze stratigrafiche che noi abbiamo qui al Forcello non sono monumentali. Non possiamo appunto far vedere degli edifici, perché degli edifici noi abbiamo solo le strutture negative. Quindi era necessario dotarsi di un apparato didattico molto comunicativo, molto efficace. D'intesa col comune di Bagnolo San Vito si è deciso appunto di fare di quest'area un centro di divulgazione, di condivisione delle scoperte archeologiche anche con il grande pubblico. Nel 2004 nasce il Parco Archeologico del Forcello. Un'attenta integrazione tra le evidenze emerse durante gli scavi e le ricostruzioni dell'archeologia sperimentale permette oggi sia agli studiosi che ai visitatori di avere un approccio diretto con il passato di questo villaggio etrusco. Serve con molta delicatezza per togliere appunto gli ultimi 10 cm, poi lo strato di terra viene tolto, messo nei secchi e portato via. La struttura architettonica del parco è ispirata al linguaggio semplice ed essenziale dell'architettura contemporanea. Il parco archeologico è orientato secondo quella che era la viabilità del villaggio etrusco ed è costruito da una serie di centri di attività montati su questo asse principale. Queste strutture sono state pensate e articolate per guidare il visitatore alla comprensione del sito e creare una sorta di attesa per quello che è il punto di maggiore interesse, che logicamente è costituito dallo scavo. Quasi 30 anni dopo la sua scoperta e dopo 18 campagne di scavo, al Forcello si scava ancora. La possibilità di vedere gli archeologi all'opera rappresenta una delle principali attrattive del parco. Il visitatore prende conoscenza di quelle che sono le caratteristiche del lavoro di scavo e delle sfide che l'abitato etrusco del Forcello ancora sottopone all'indagine archeologica. Queste ultime campagne di scavo sono particolarmente interessanti perché siamo alla ricerca dei limiti di un'abitazione e quindi arrivare a comprendere quanto effettivamente queste case erano grandi, quali erano le destinazioni degli ambienti e capire appunto la struttura dell'abitato è sicuramente una sfida interessante. Però in alcuni punti qui, cioè sulla sponda del canale, è nero nero. Io l'avevo trovato anche qua. Cioè scende tantissimo di lì. Ma non è da... Secondo me sì. È l'altro canale. L'archeologia sperimentale occupa un ruolo centrale al Forcello come strumento di comunicazione rivolto ai più piccoli. I diversi laboratori allestiti nel parco sono frequentatissimi dalle scuole. Allora, adesso facciamo un'analisi complessiva di tutto quello che è stato trovato nel nostro strato, va bene? Allora, US sta per unità stratigrafica, quindi il nostro strato. Uno dei laboratori più interessanti proposti ai bambini è il mestiere dell'archeologo. C'è la sabbia, c'è il limo e c'è l'argilla. La simulazione di uno scavo avviene in un recinto riempito di strati di sabbia. Qui sono nascosti reperti simili a quelli rinvenuti al Forcello. Frammenti di ceramica, ossa di animali, oggetti. Lo fanno quasi tutti i musei in realtà, questo tipo di laboratorio. Però c'è da dire che farlo qui con a fianco gli archeologi, quelli veri, ha per loro un valore aggiunto innegabile. Negli altri laboratori ci si cimenta con le principali attività svolte dagli Etruschi al Forcello, a cominciare dal laboratorio di ceramica, dove gli alunni si improvvisano piccoli vasai e sono impegnati a plasmare vasi simili a quelli trovati nel sito. Si è seccata perché noi con il sudore delle mani secchiamo l'argilla, ci siamo, non va toccata tanto, va proprio lisciata al minimo indispensabile.
Successivamente, gli alunni vengono portati nell'atelier della tessitura, dove gli archeologi hanno ricostruito un telaio verticale etrusco. Qui viene illustrata l'arte della tessitura. Questa grande spada da tessitore che veniva inserita all'interno sempre del passo per compattare e rendere omogeneo il filo. Con la molitura dei cereali, invece, imparano l'antica maniera con cui gli etruschi producevano la farina. Dentro bene nel sacchetto che non ne doveva andare persa nemmeno un grammo di farina. Soprattutto per i bambini di oggi, che sono in un'era assolutamente poco materiale, cioè magari appunto sono in grado a 2 anni di inserire il DVD e vederselo, però se gli metti in mano dell'argilla non sanno che farsene. Imparare che c'è della materia prima e che da quella materia prima puoi appunto ottenere dei manufatti, li vedi andar via col loro vasetto entusiasti, piuttosto che col bracciale fatto col telaio, col sacchettino di farina ottenuto con la molitura. Dietro queste attività, che sfruttano la dimensione del gioco per coinvolgere i più piccoli nei temi dell'archeologia, ci sono indagini scientifiche rigorose. Nel caso della ricostruzione del telaio verticale, ad esempio, l'archeologia sperimentale ha preso le mosse dai reperti scoperti al Forcello. È ovvio che la ricostruzione viene fatta sulla scorta di, ovviamente, fonti iconografiche, e poi sulla scorta soprattutto di ciò che è stato trovato qui al Forcello. Sapete che negli scavi, soprattutto nelle abitazioni di fase F e di fase C, sono stati trovati molti pesi di terracotta, i famosi pesi di telaio, proprio allineati lungo il perimetro della casa di fase C, perché poi la casa è stata distrutta da un incendio. Quindi il crollo poi della casa ha fatto sì, il crollo del telaio ha fatto sì che siano stati recuperati, ammassati e sotto una serie di tronchi di legno carbonizzato di abete bianco. Questi ritrovamenti ci hanno dato la possibilità di pensare appunto ad un possibile, dei possibili laboratori di tessitura all'interno del villaggio o comunque telai presenti nel villaggio in cui si tesseva. Un'altra affascinante ricostruzione dell'archeologia sperimentale riguarda uno degli elementi naturali più importanti e comuni di questo territorio, l'argilla. Prodotta e depositata in grande quantità dalle acque del fiume, è da millenni utilizzata per la produzione di ceramiche e come materiale da costruzione. Se tu pensi che la maggior parte di ciò che noi usiamo oggi, al tempo degli Etruschi, era fatta d'argilla, si capisce effettivamente l'importanza di questa materia prima e quanta dovevano produrre, perché loro avevano i barattoli d'argilla, i piatti d'argilla, i bicchieri d'argilla. Quello che non abbiamo ancora trovato qui al Forcello è appunto una fornace per la cottura dell'argilla, ma sicuramente ce n'erano e ce ne doveva essere più d'una. Ma come venivano prodotti i vasi in ceramica utilizzati per i commerci e la vita quotidiana? Grazie all'archeologia sperimentale, gli studiosi possono ricostruire tutte le fasi della lavorazione. Al Forcello sono state ricostruite 2 fornaci, simili a quelle utilizzate più di 2000 anni fa dai ceramisti etruschi. Queste fornaci sono fornaci a sviluppo verticale, in uso probabilmente già dalla fine dell'età del bronzo e poi nell'età del ferro anche in Alta Italia. Questa è stata realizzata prendendo come spunto raffigurazioni provenienti da pinnaces greche. Questa invece ha come dimensioni e come punto di riferimento costruttivo una fornace ritrovata nella città etrusca di Marzabotto, che è qui Val Forcello. Ovviamente le ricostruzioni avvengono sulla base dei resti delle cupole e sulla base dei dati di scavo relative alla camera di combustione. Per la costruzione della fornace si scava una fossa nel terreno argilloso e la si copre con una cupola di rami e strati di argilla. Lo spazio interno è diviso in 2 da un pavimento forato in più punti.
In basso si sistema la legna per il fuoco da una apertura laterale, mentre lo spazio superiore è destinato ad accogliere i vasi da cuocere. L'apertura viene infine chiusa e sigillata e si procede all'accensione del fuoco, che deve ardere per molte ore. Le diverse dimensioni sono funzionali soprattutto a cotture di diversi tipi di ceramica. La fornace piccola è più indicata per la cottura di vasellame di ceramica fine, vasellame con argilla finemente depurata. Al contrario, la fornace grande è più indicata per la cottura di vasellame di più grandi dimensioni e in genere di ceramica invece grossolana. Nel riprodurre i vari tipi di ceramica si lavora con vero metodo scientifico. Ogni accensione dei forni diventa un importante esperimento, puntato con attenzione. Si registra la qualità dell'argilla, si verifica il tipo e la quantità di impasto e la temperatura che si raggiunge nella fornace. Ogni passaggio fornisce così preziosi indizi per ricostruire la tecnologia antica. Le ceramiche ovviamente si tenta di riprodurle il più possibile vicine agli esemplari ritrovati qua al Forcello e nello stesso tempo riuscire a creare degli oggetti che possano essere funzionali. In particolare sulle pentole il risultato finale dovrebbe essere quello di riuscire a rimetterle sul fuoco, a rimetterle in funzione. Questo al momento sul fuoco ancora non ci sta perché probabilmente non è stata raggiunta la temperatura adatta alla cottura di questo tipo di vasellame per un problema di legname. Nel lavoro condotto al Forcello, gli archeologi sperimentali hanno cercato di dimostrare una nuova ipotesi scientifica sull'utilizzo di queste fornaci etrusche. Gli ultimi studi pubblicati parlano sempre di strutture a terra, crollate, e di artigiani che regolarmente distruggevano una struttura. È una cosa impensabile, basti pensare che qui sono stati utilizzati 1400 kg di argilla per riuscire a realizzare queste fornaci, sembra impossibile che tutte le volte ricostruissero le cupole. Attualmente l'archeologia sperimentale sta dimostrando che invece queste strutture sono in grado di migliorare le prestazioni mano a mano che si cuoce. È una conquista in questo caso dell'archeologia sperimentale. La risposta fino adesso è stata positiva. Gli eventi che sono stati fatti di cottura hanno richiamato parecchia gente, soprattutto quando vengono fatte le cotture in notturna, anche perché sono estremamente suggestive, perché vedere le fornaci in funzione con la fiammata che esce dal camino di notte è particolarmente suggestivo. Gesti antichi come la cottura dell'argilla hanno accompagnato per secoli l'avventura umana lungo il corso del Mincio. Fino all'ultimo dopoguerra, nel tratto di fiume nei pressi del Forcello, erano funzionanti numerose cave di argilla. Abbandonata l'attività estrattiva, questi depositi hanno formato degli ampi specchi d'acqua, dando origine col tempo ad una zona umida di grande pregio naturalistico, appena a sud di Mantova. Era l'attracco del barcone anche per la terra. Lì avevamo come un tunnel largo che ci passava solo il barcone, in modo che stesse fermo, poi scaricavano con le carriole la terra. Ci fate rimangare dei ricordi stupendi. La memoria dell'argilla non è andata perduta. Seguendo il fiume nella sua lenta discesa verso il Po, all'altezza del comune di Formigosa si incontra sulla riva del fiume uno straordinario esempio di archeologia industriale, l'antica fornace dei Morselli, dinastia familiare che dal Settecento ha lavorato l'argilla per produrre artigianalmente mattoni. Nadia e sua sorella Norma sono state le ultime a proseguire la tradizione di famiglia fino al 1980. Questa è una fornace vecchia, che è l'unica che è rimasta ancora funzionante, perché volendo si potrebbe ancora accendere. Qui noi lavoravamo in famiglia, c'era mio papà e due miei zii e facevamo i mattoni a mano. La terra la prendevamo qua nel Mincio, vicino al Mincio, perché era un'argilla proprio buona, e dopo veniva impastata sempre a mano con la zappa.
pompa e l'acqua del fiume. Gli uomini preparavano la terra, la portavano sui banchi di lavorazione e invece noi donne facevamo gli stampi, facevamo quello che c'era da fare. La fornace poteva produrre quasi 80.000 pezzi ad ogni accensione. I mattoni venivano prima foggiati e fatti asciugare al sole. Una volta pronti, erano stipati nel grande spazio di cottura superiore e in basso si accendeva il fuoco nella camera di combustione. Una fase lunga e molto delicata. Quasi 36 ore per raggiungere e stabilizzare la giusta temperatura vicina ai 1000 gradi. Non avevano il termometro, ma vedevano il colore del fuoco. Dal colore del fuoco capivano se c'era troppo calore, allora buttavano dentro un secchio d'acqua. E un pezzettino di legno così poteva far frullare un'arcata. Ah, è vero. C'era proprio l'occhio clinico, che non sbagliava. Noi il fiume ci ha sempre dato tanto. Dopo la guerra, negli anni 45, il fiume era l'unico sostentamento che c'era. Non avevamo niente da mangiare, alla sera cosa facevamo? Prendevamo un pezzetto di filo con due ami in fondo, andavamo giù e prendevamo la cena. Perché era l'acqua del Garda. Era bellissima. Era l'acqua del Garda che veniva giù qua. Qualche colpo, eh? Posso cercare qualche colpo? Come dite, questi fa pescare? Con anche zoppo. Quegli strumenti sono che mi affascinano sono molti, anche perché se no non sarei nemmeno qui a fare volontario. Ho detto tutto? Credo che oramai è l'epoca delle grandissime scoperte, pure i materiali, eccetera, sono state scoperte talmente tante cose che vuol dire una cosa più, una cosa meno. Sì. Posso dire, come sanno tutti i miei collaboratori sullo scavo, che quello che io continuo, sullo scavo della città etrusca, che quello che io continuo a chiedere in questo momento è un'iscrizione che riporti il nome di Mantova. L'area non aveva delle specifiche dal punto di vista delle giaciture, se non quelle nate dalle indagini archeologiche, scusate. Ma siate con i bambini sono durissime. No, meglio così. Come vedete si tratta di un telaio verticale, quindi montanti verticali. Ho già sbagliato tutto. Io non ero capace, ma lei faceva anche i colpi con mio papà, era più brava. Sì, sì. Non è che si fosse più brava, perché io ho imparato, lei no. Ancora a destra. Va bene, sembri altissimo, dai. Scambiatevi posizioni a giro, cioè scalate tutti in una posizione fermata. Said my love, take it slow.
fare.